termina con un'altra importante misura per persone fragili di questa città. Sì, sono molto contento di questa manifestazione di interesse, di questo servizio che andiamo ad erogare ai cittadini di Pescara e del territorio pescarese più ampio, perché questa iniziativa si rivolge innanzitutto alle persone svantaggiate, alle persone che hanno problemi, che chiedono una mano tesa, e noi questa mano siamo sempre pronta a darla, ma soprattutto è un'operazione che coinvolge tutto il territorio, perché coinvolge le associazioni del terzo settore, coinvolge gli enti locali e coinvolge l'imprenditoria, perché sono tirocini formativi, tirocini di lavoro, con i quali i beneficiari comunque avranno un reddito da percepire, perché l'iniziativa è rivolta a persone disoccupate, 140 persone in totale, quindi diamo un aiuto concreto, perché un anno di formazione e tirocinio formativo pagato vuol dire un contatto con l'impresa diretto per un anno, e quindi vuol dire che molte di queste persone che saranno introdotte con questo sistema può darsi che saranno riconfermate dalle imprese per le attività lavorative. Quindi è un aiuto concreto, mi fa piacere che questa iniziativa parta dal Comune di Pescara e dagli altri comuni che fanno parte del territorio della montagna pescarese, perché diamo un segnale chiaro di attenzione a coloro che soffrono, a coloro che hanno bisogno, anche a coloro che hanno un'invalidità e che hanno delle difficoltà lavorative, e in questo caso riescono a trovare una strada. Grazie.